saputo che hai inaugurato le panchine facendo le foto. Mi è dispiaciuto, volevo essere io a inaugurarle con lui. Lo facevo stare seduto e gli avrei parlato finalmente, perché chiedo un incontro da lui da tanto, come cittadina. Ma i trasporti? Beh, piace, lui inaugura tutto quello che c'è da inaugurare. Fa bene per la città, dice lui, con tutte queste inaugurazioni. Ma signori miei, ma si può stare a prendere un autobus, ad attendere 2 ore alle fermate, sia andata e sia ritorno? Ma è impossibile. Com'è la situazione? La spiace non averlo incontrato per 5 minuti. Ci saremmo seduti vicino, tutti e due, nella panchina, signor sindaco. Non sono contraria a quello che lei sta facendo, anzi. Però non si fermi solo in città, le periferie. E poi dico un'altra cosa, lei per Librino sta facendo molto. Come mai non fa niente per Zia Lisa, non fa niente per il villaggio Sant'Agata, non fa niente per San Giorgio, non fa niente per le periferie? Siamo abbandonati, ma anche noi siamo esseri civili, esseri umani che abitiamo in questi posti. Veda quello che può fare, ormai questo sarà un altro messaggio a vuoto.